Era un A310. L'abbiamo identificato con Fozzilla. E adesso arriva l'Ira di Khan. Gli stessi che ci hanno proposto questo piccolo testo qua a un articolo di Divi Linux, è un ragazzo che lavora online con me, è esperto nella parte dei dati EXIF, delle fotografie. Sul blog, il presidente di questo centro ufologico, dopo l'uscita dell'articolo su questo caso qui, ha risposto in questa maniera: egregio signore, sono il dottor Barranera, credo che lei mi conosca, le scriverò a nome mio del centro ufologico che rappresento, la invito e la diffido con la presente ad usare nelle sue opinioni i toni più consoni ad un civile dibattito. Noi avevamo detto solo che un'altra volta avevano sbagliato e avevano identificato un uccello per un ufo. L'avverto che il mio centro e il sottoscritto non tollereranno più offese e insinuazioni sul nostro conto. Accettiamo la critica, ma non l'offesa, la denigrazione e la diffamazione, cosa che noi non avevamo assolutamente fatto. Stiamo valutando le opportune azioni legali nei suoi confronti, la invio invece che la invito, quindi a rimuovere tutti gli articoli e gli scritti che danneggiano l'immagine, il decoro e la reputazione del centro che rappresento. Cordialmente la saluto ed attendo un suo riscontro entro breve tempo. Divi Linux ha scritto una lettera al dottor del centro ufologico e gli ha detto: ok, io le tiro via quello che la offende, mi dice che punti la offendono. Ha tutto l'articolo. Non c'era dentro. Io posso capire in un mio articolo che ogni tanto qualche offesina ce la metto dentro. Lui non aveva messo dentro assolutamente niente. Per cui l'articolo è rimasto lì, denunce non ne sono arrivate, canca abbaia non morde. E l'unica cosa che ci rimane da fare su queste questioni qua è ridere, perché se mi fai arrabbiare tre capitani in una volta sola tirando fuori l'Enterprise, è l'unica cosa da fare. E passiamo anche a Star Wars, perché non c'è mica solo Star Trek. L'anno scorso una nave oceanografica fa una rilevazione sonar, sorpresa delle sorprese, ha parcheggiato Han Solo, il Millennium Falcon, sul fondo del mare. Vorrei farvi notare che la notizia è ripresa addirittura, non che sia una grande fonte, ma comunque, dalla Fox News. Cioè, e hanno messo lo screenshot di Guerre Stellari a fianco per fare il confronto. Cioè, non è che hanno detto strana traccia ritrovata, vediamo cosa potrebbe essere. No, no, proprio il Millennium Falcon che atterra sulla città delle nuvole. Subito dopo, appena la notizia monta, in cima c'è anche il nome del sito, così potete andarvelo a vedere e ridere anche voi. Cominciano a chiedere contributi a chi vuole scoprire veramente la verità e a vendere magliette, 20 euro small, 23 euro medium, 25 euro large. Io me la sono stampata, la maglietta, e costa circa 15 euro, per cui ci stanno veramente mangiando parecchio sopra. A me è bastato andare a chiedere a un geologo, al che il dubbio è: in una società di rilevazione e prospezioni oceanografiche non ne hanno uno? Perché il geologo mi ha semplicemente detto: sì, so cos'è, mica un solo. È una piattaforma, queste piattaforme si chiamano jack-up. Come funzionano? Vengono portate in loco dai rimorchiatori, le zampe si abbassano, si agganciano alla piattaforma già preesistente e cominciano l'estrazione. Ecco come va. La piattaforma naviga con i piloni totalmente alzati, quindi è una nave a tutti gli effetti, arriva sul sito dove è stata già montata la piattaforma di supporto, che può comprendere piattaforme d'atterraggio per l'elicottero, i generatori, i carburanti, eccetera, e i rimorchiatori si posizionano la struttura nel verso giusto per l'aggancio con la base. Appena finita questa piccola fase preparatoria, il modulo viene portato in avanti e le zampe cominciano a scendere il fondo, le zampe toccano il fondo, vengono trascinate dai rimorchiatori per ancorare al massimo la struttura, appena in loco, boom, 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 il peso della struttura fa affondare i piedi della struttura stessa nel fondale fino a che la struttura è bella salda, può resistere a
tempestoni di varia natura e comincia la perforazione. Ecco, fine. Quello che abbiamo visto non è altro che il rimasuglio di una di queste operazioni. E nel complesso, la parte che noi vediamo qua è probabilmente non la parte che è stata bucata del fondale marino, ma la parte dove si è appoggiata una delle zampe e poi è stata trascinata. Nell'immagine completa si vede chiaramente una traccia di trascinamento molto evidente. Poi ci sono altre due o tre scansioni più alte. E c'è da dire una cosa che non sono riuscito a inserire nelle slide. Due giorni fa è stata fatta un'altra prospezione nella zona vicina, c'è un altro segno di zampa in questa zona qua, che è quella che vedete, zona bianca, è la zona cieca del sonar della nave, per cui non è una zona di lettura, è una zona cieca. Andiamo avanti e arriviamo al nostro amico Urzi. Urzi fa uscire le sfere a tutti, anche a lui. E qua ne abbiamo una. Questo è uno degli ultimi avvistamenti che lui dice di aver fotografato, perché lui sembra che chiami gli UFO e loro arrivino. E è di quella corrente di pensiero, non so se conoscete Bon Giovanni, le stigmate, il signore con gli occhiali che gli vengono le stigmate sulle mani, sangue e tutto. Dice, la teoria è che gli extraterrestri sono Gesù, fatti da esseri di luce, che interagiscono in maniera differente. Non sto neanche qui a scavare più di tanto. In ogni caso, presenta sempre delle foto di questo genere. Questa volta sono riusciti addirittura a dire, noi vediamo delle analogie col caso Adamski, ma non l'ho detto io, l'hanno detto loro presentando le foto. Il caso Adamski è un falso conclamato da anni, 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 anni. E tra l'altro il disco assomiglia parecchio al disco di Alcor di Goldrake. Vengono anche presentate, dopo 96 ore di lavoro da parte dei loro esperti, queste analisi qua. Allora, l'unica analisi alla fine che sono riusciti a fare, che potrebbe essere anche vicina alla realtà, è questa. Prendere una parte della mappa di Google Earth, deformarla in maniera sferica e affiancarla alla sfera che hanno ripreso. Loro ci vedono delle analogie, io no. Perché? Innanzitutto qua abbiamo una linea dell'orizzonte. Questa è una parte del disco che abbiamo visto prima che viene riflessa dalla sfera. E qua non c'è assolutamente nessuna corrispondenza con questo. Non ce n'è nemmeno una. Non c'è un pezzo di verde. Qua si vedono dei muri che sembrano bianchi. E poi appunto c'è l'orizzonte. Mentre qui l'orizzonte dovrebbe essere tutto sui lati della sfera, perché se noi riprendiamo una sfera dall'alto, no? Deve riflettere per forza sul bordo che noi osserviamo tutto l'orizzonte e noi sul fondo. Ve la spiego meglio. Questo è uno sferoide ripreso dal basso. Se noi fossimo qua in mezzo, noi appariremmo qua. Vediamo tutto l'orizzonte. Questa è una sfera ripresa lateralmente, vediamo una parte dell'orizzonte, non tutta, e qua dovremmo esserci noi in pratica. Questa è una delle sfere di Urzi, quella di prima. Allora, a quale delle due assomiglia di più? A quella centrale, naturalmente. Ma perché assomiglia di più a quella centrale? Perché Urzi utilizza sempre la stessa tattica, la stessa metodologia nello scatto. Si mette sotto a un piano di vetro, appoggia gli oggetti sopra il piano di vetro e li fotografa. Il problema è che le sfere di metallo riflettono. E quello che vediamo riflesso non è un edificio, ma è la sagoma del fotografo. Ve l'ho evidenziata in tre secondi col pennello di Photoshop, senza star lì a fare grandi cose, la semplicità prima di tutto. Potete riconoscere sulla linea rossa il perimetro occupato dalla persona, quindi testa, spalle, braccia, eccetera. Con la linea gialla sono raffigurate le braccia che sono stilizzate, perdonatemi, che sono una e una due. E abbiamo anche la fotocamera.
la parte più scura dell'immagine, che guarda caso è una reflex e è nera. Quindi anche stavolta, come tutti gli altri avvistamenti purtroppo di Urzi, abbiamo le sfere falsificate. Passiamo adesso a qualcosa di leggermente diverso. Questo è un caso che abbiamo investigato sia io che Paolo, in tandem. La foto veniva da un cellulare e il fantasma era accusato della sparizione di materiale dal cantiere per la ristrutturazione del museo di Napoli. Quindi sta cosa del fantasma che ruba a me puzzava già da lì. Avevo appena comprato l'iPhone, scarico un'app che si chiama Ghost Capture, nella libreria di immagini c'è questa bambina qui, quindi non l'ho preparata io, c'è già nella libreria di immagini della versione gratuita del software. E si è verificato un errore durante il download. Chiudo, scusate. Ecco qua. L'ho semplicemente messa su uno sfondo nero e l'ho affiancata all'immagine originale. L'immagine in mezzo è l'immagine originale, quella a sfondo nero, da me degradata per farla arrivare alle dimensioni in pixel dell'immagine che avevamo pubblicato sul web. Era il Messaggero o Repubblica? Uno dei due. Potete vedere che ci sono delle corrispondenze veramente pazzesche. Vediamo la zona, ad esempio, del cordoncino che avanza giù. C'è. E sono due. Il braccio è posizionato nella stessa maniera. L'ombra del braccio è uguale, identica all'ombra del braccio. La forma della testa è uguale alla forma della testa. E tutto ricorda esattamente l'immagine compresa nella libreria di immagini di questa applicazione per iPhone. Che dire? Siamo arrivati alla fine. Scusatemi, mi sono perso. Allora, cosa possiamo dire di tutto quello che abbiamo visto fino adesso? Allora, abbiamo una moltiplicazione della casistica delle foto misteriose. Cioè, diciamo che c'è un 20-30 fotografie nel panorama italiano dei forum di mistero, di ufologia, di questi argomenti qua, che vengono continuamente buttate lì, no? Il problema è che dopo non viene chiesto scusa cos'è, dimmi cos'è, ti ascolto. Si fa una domanda ma ci si risponde da soli e si risponde sbagliato, naturalmente. C'è una scomparsa di persone come il sottoscritto che fanno il fotografo e il fototecnico, quindi non c'è più il cliente che va a prendere le foto dal fotografo e si accorge subito insieme al fotografo qual è il problema di scatto e la storia finisce lì. C'è una difficoltà di comunicazione, nel senso che la rete è nata per interagire di solito, però viene utilizzata come una barriera. Io ho visto addirittura gruppi su Facebook buttare fuori persone perché non erano d'accordo con le idee del gruppo. Allora, un'idea si può discutere, però non si può stoppare totalmente una persona dicendogli no, tu non puoi parlare, perché non vai neanche a arricchirti te, non vedi come la pensa un'altra persona. E dopo abbiamo l'immaginario complottista e purtroppo la dissonanza cognitiva che la fanno da padroni. Perché tutte le cose che vediamo adesso, sia le notizie che le foto, che qualsiasi cosa che vada sulla rete, viene tutta rimaneggiata e fatta apparire maligna. Quindi abbiamo l'UFO che però no, è rettiliano perché l'hanno già visto lì. Ci sono tutte queste, come si possono chiamare, affermazioni che portano tutte sempre nella stessa parte, il complottismo, tutti ci vogliono male, tutti ci vogliono mettere sotto, è sempre un filo logico su questa argomentazione qua.